Raga, 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 ben ritrovati su Ivan Sal Channel. Oggi siamo negli anni 70 come apparecchiatura, però di alto livello. Me l'ha portata Mauro di Sassuolo ed è una TC1000 della Yamaha. Questa qui. Una piastra spettacolare. È una piastra bellissima. Veramente, veramente bellissima. Parliamo di una piastra degli anni 70 che era veramente, veramente uno spettacolo, allora come oggi. È robustissima come struttura, parliamo di un prodotto Yamaha, e questa in particolare è tenuta benissimo, me l'ha portata Mauro di Sassuolo. Penso che più o meno funzioni, però gli devo dare un occhio perché dopo tutti questi anni anche lei ha bisogno, perciò guardiamo le cinghie, guardiamo un po' se i livelli sono tutti a posto. Adesso non mi ricordo se mi aveva segnalato qualche difettuccio particolare. C'è da fare un restauro nello sportellino che poi vi mostro, e poi niente, me la spupasto proprio per bene. Partiamo subito. Coperchio ovviamente in legno. Qui della plastica ce n'era veramente poca. Guardate che meccanica fantastica. Guardate che meccanica fantastica. Guardate che lavoro. Questi motori sono praticamente... Quello che vediamo è la carcassa esterna, perché il motore è all'interno e c'è un rivestimento antivibrazione dentro questi motori. È veramente una cosa fatta da Dio. Per i tempi era tanta roba. Qui abbiamo questa resistenza di dissipazione che preciso non so cosa serva, però sicuramente fa una caduta di tensione o per il solenoide oppure per calare i giri del motore quando va in play. Non so, vedremo. Qui abbiamo tutta la parte di alimentazione fatta benissimo con i suoi fusibili e tutto. Qui abbiamo, perché allora usava così, abbiamo la slitta rack play, chiaramente è servo assistita, non abbiamo una cosa meccanica che la trascina, ma abbiamo questo solenoide. Qui abbiamo un potenziometro, anzi scusate, questo è un commutatore a 1, 2, 3 sezioni che fa cromo, ferro, normale, e fa anche la regolazione del bias, perché oltre ad essere un commutatore qui c'è anche il potenziometro, poi lo vediamo dal di fuori. Comunque qui abbiamo tutte le varie regolazioni che le vediamo dopo. Qui abbiamo i vari livelli da regolare, perfetto, così se c'è bisogno ci sono tutti, perfetto. Qui abbiamo la nostra cinghietta che trascina il contagiri e fa girare questo magnete con il suo sensore di Hall che va a sentire che la piastra sta girando. Ah, mi ricordo che appunto mi diceva Mauro che andava in autostop, perciò sicuramente questa cinghietta la vedo proprio lentissima, probabilmente non scorre bene e si va a fermare questo magnete e fa andare la piastra in autostop. Bene. Qui abbiamo il sistema a fune molla per fare aprire lo sportellino delicatamente. Andiamo a vedere. Questo è tutto il sistema per fare l'apertura del cassetto ammortizzata. Invece di usare del grasso, di quello denso, quello che fa la frenatura, qui hanno usato un sistema con la funicella e questa molla che appunto fa l'ammortizzatore dello sportello. Vi volevo far vedere, prima vi ho accennato lo sportellino che c'è da fare un restauro, ve lo faccio vedere subito prima di iniziare. Il problema dello sportellino che è questo, vedete lo sportellino? Qua qualche mascalzone ha rotto i 4 attacchi che adesso dovrò andare a ricostruire con la stampante 3D.
Perciò questo è un vero e proprio, diciamo, restauro. Si potrebbe anche semplicemente mettere del biadesivo e poi attaccarlo lì e basta. Però io provo di ricostruire i suoi quattro ganci come erano in origine. Per prima cosa, prima di iniziare a lavorare, do un'occhiata al funzionamento perché devo sapere da che punto partire. È sempre un bene fare prima un piccolo controllo perché se si inizia a smontare, poi magari uno dice: ma questo difetto lo faceva prima, sono stato io a fare dei danni, non si sa mai. Perciò un attimo vedere di cosa dobbiamo morire è meglio sempre guardarci. Allora, la cassetta l'ho messa dentro, facciamo un play, dunque corrente c'è, ok, interruttore acceso, vediamo un po'. Facciamo un play. Vediamo innanzitutto, allora qua c'è un V-meter che va a manetta, questo legge e questo si sente un rumore. Non so se lo riuscite a sentire. Ok, poi gira lentamente perché sta andando piano, già lo sento, perciò diciamo che qui ci sono già dei problemini. Non è andato in stop, probabilmente la cinghietta adesso sta girando, ma la cinghietta andrà cambiata. Vediamo gli avanzamenti. Gli avanzamenti sembrano belli. Perciò Lidler, adesso questo rumore è sicuramente la cassetta, eh. Secondo me la cassetta, meno che non sia Lidler, faccio questo rumorino. Potrebbe essere da lubrificare i perni. Ok, perciò già tre cose le ho viste da fare, eh? Però la velocità ce l'avrebbe. Allora, in avanzamento ha più forza, in riavvolgimento no, beh, la forza ce l'ha. Fa questo rumore, ma poi vediamo il perché. Dunque, in play abbiamo detto che fa quel difetto lì, esatto, e bisogna andare a vedere cos'è. Il fatto che vada al massimo questo potrebbe essere anche semplicemente la slitta replay che vuole disossidata bene. Vediamo un attimo i comandi di questa piastra. Allora, vabbè, uscita cassetta, accensione, la tastiera che comunque è servo assistita questa tastiera, non è meccanica, perché quando faccio play sembra meccanica, ma in realtà io non faccio sforzo, è servo assistita, è molto piacevole da usare. Qui abbiamo l'uscita, la regolazione dell'uscita della piastra, abbiamo qua le selezioni ferro cromo normale, l'aggiustamento del bias che vi dicevo prima, che c'ha lo zero, che fa il suo scattino, poi si può andare a diminuire o aumentare a piacimento. Livelli del microfono, degli ingressi dei microfoni separati e i livelli che vengono da dietro per l'ingresso linee, anch'essi separati. Presa cuffia e da un pannello di uno spessore esagerato, come poi nella tradizione della Yamaha. Questa è la TC1000. Ora direi che iniziamo cambiando. Allora, la cinghietta del contagiri va cambiata sicuramente e provo di smontare la paratia qui semplicemente per vedere se si vede Lidler e se riesco a capire quel rumorino che sentivo prima. Il supporto qui perché non è sem un semplice carter, ma è anche un supporto proprio per tutta la movimentazione. Lidler mi sembrerebbe a posto, non sembrerebbe niente male, perciò direi che questo trascina bene, proprio bello gommato, bello gommato. Allora, il rumore che sentiamo potrebbe essere dovuto o al fatto che vogliono lubrificati i perni, perciò questi li sgancio e li lubrifico. Oppure adesso provo a cambiare anche la cassetta, che non fosse la cassetta, perché magari era la cassetta. Nel frattempo tolgo anche questa cinghietta,
che è quella che devo andare a sostituire, che è quella del contagiri. Questa cinghietta però non è che venga via proprio così agevolmente, anche perché deve passare qua intorno, perciò qui bisogna assolutamente togliere qualcosa, sì, perché deve passare da lì, perciò sicuramente va tolto una, due viti qui. E poi vediamo, perché il tutto è attaccato alla meccanica. Sembrava una sciocchezzuola, ma in realtà non lo è. Ok, la vecchia la potrei anche tagliare, ma il problema è che vuole messa sulla nuova. Perciò il percorso va comunque aperto. Raga, riflettendoci, ho pensato che toglierò la mascherina, perché così intanto non rischio di segnarla. E sicuramente riesco agevolmente a fare tutte le operazioni che devo fare, perché delle volte magari cerchi di non smontare alcuni pezzi perché pensi di far prima, poi in realtà invece ci si perde ancora più tempo. Ok, allora ho tolto il pannello e, per mio stupore, i V-meter sono attaccati al pannello. Sono praticamente incollati, perciò ho dovuto dissaldare i fili. Questi sono incollati al pannello. Non mi era ancora successa questa cosa. Così riesco a vedere bene qua cosa devo smontare per far passare quella benedetta cinghietta. Delle volte per una cinghietta bisogna smontare un sacco di cose. In questo momento ho allentato le viti che mi tengono la meccanica, ho tolto questa vite, si è creata questa fessura e dovrei riuscire a fare passare la cinghia senza smontare ulteriormente. L'unica cosa che devo andare a smontare di sicuro è questa basettina qui che mi tiene questi due led, perché non mi permette il passaggio del tutto della cinghia. E poi niente, dovrò anche o smontare tutto il contagiri o dissaldare questi due fili. Sono riuscito a toglierla, ma non ho dovuto dissaldare questi fili perché era semplicemente appiccicati qua e non facevano passare. Una volta smontato a modo passa, non c'è bisogno. Bene, vado a prendere una cinghietta nuova. Ok, ora faccio la procedura inversa. E dovrei fare prima perché praticamente conosco già la strada, in teoria, sempre. Ok, la cinghia è andata su al suo posto. Questa direi che va bene, non tira troppo e non tira neanche poco. Perfetto. Vado a ribloccare la meccanica perché in teoria non dovrei avere bisogno di smontarla. Ora direi che vado a togliere la cinghia, quella principale, che la cambio, a prescindere, perché non so se è stata già cambiata, se non è stata cambiata, perciò io la cambio. La cinghia principale, che è questa, non sembra male, però no, però comunque non è ben tesa, no, si sposta, cioè, allora, le cinghie quando si iniziano a spostare facilmente sopra qui al perno del motore, cosa succede? Il motore è fatto a schiena d'asino, perciò la cinghia deve stare al centro. Succede che nel momento di uno sforzo o meno la cinghia si può spostare e i giri calano, perciò assolutamente è da cambiare. Questa sì, sembra buona, ma si sposta facilmente, non ha più la gommatura giusta.
Ecco qua. La vado a sostituire con questa qui, che è più larghina, perché quella che hanno montato è un 3 mm. Questo è un 4 mm, sicuro, forse anche un po' di più. 4 mm è anche un pochino più spessa e in un volano del genere ci vuole. E poi è leggermente più tirata, appena appena. Ecco, questa qui, vedete, è più larghettina, è più larga. E se io provo di spostarla, vedete, mi fa una certa resistenza. È molto molto meglio così. Bene, la cinghia l'ho montata, la cinghia principale, è stata un po' più facile che quella del contagiri e ora disossido tutto, potenziometri, commutatori, slitter rack play, tutto per bene, così possiamo vedere se poi sparirà quel problema del V-meter. Dovrò rimontare la mascherina se voglio vedere i V-meter perché sono incollati sulla mascherina e poi andiamo a controllare i livelli, l'azimuth, le velocità, tutto quanto. Perciò, prima sempre una bella disossidata, dovrò anche smagnetizzare la testina e poi dopo facciamo tutti i test. Soprattutto lo spray bisogna darlo perché questi commutatori qua aperti così, polvere a go-go. Ho disossidato tutto. Adesso tengo una mano qui perché questo sportellino senza il dietro non sta in squadro. E stavo controllando gli avanzamenti finché era tutto aperto, però l'avanzamento veloce direi che va abbastanza bene. Invece indietro il review un po' spompo. Funziona ma fa un po' fatica. Considerando che questa è una C60, se metto una C90, secondo me non ci siamo. Semplicemente facciamo tirare solo un po' di più questa molla. Perché il problema non è, l'idler fa una bella aderenza, ma non fa abbastanza aderenza sul perno del motore. Perciò questa molla dovrebbe tirare, secondo me, di più. Ho messo su una C90 piuttosto pesa, dura da trascinare e ho tirato leggermente la molla. Vediamo un po'. Allora, fa sempre fatica. Di qua invece va bene. Però io ho notato che se faccio così va molto 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 più veloce, vedete? È proprio quando deve trascinare questo. Probabilmente tutto il discorso del contagiri vuole lubrificato, c'è troppo attrito. Allora, ho lubrificato tutto il contagiri ed era quello lì che faceva quel rumore prima. Ho scoperto essere lui. Vedete qui adesso l'ho lubrificato per bene perché mi sono accorto che mentre lo facevo girare, comunque, che era leggermente duro, faceva anche quel rumore che sentivamo all'inizio del video. Perciò, secondo me, ci dovremmo essere. Proviamo con questa bella cassetta dura. Se trascina questa, le trascina tutte. Allora, partiamo prima in avanti. Andava bene e va bene anche adesso. Indietro. Va bene, ma mi fa ancora il rumore. Questo perno fa rumore, perché se faccio così fa rumore e così no. Oltre al contagiri c'è anche il perno, quello che riceve la cinghia, dove c'è la frizione, che anche lui fa rumore. Perciò questa meccanica vuole rompere le scatole. Adesso smonto questo e lubrifico a modo tutto il perno. Io mi chiedo perché deve rompere le scatole, sta cosa. Boh.
vediamo, probabilmente sarà secco qua. Plastica contro il metallo, quando è secca fa così. Ok, vediamo di lubrificarlo. Ok, bene, riproviamo per l'ennesima volta. Ho rimesso sulla cinghia, ho rimesso su tutto, ho lubrificato, vediamo, prima avanti e andiamo benissimo, indietro. Intanto non fa più rumore e direi che trascina abbastanza bene. Potrebbe andare anche un pelo più veloce, direi. Però questa cassetta so che è molto molto dura. Sta arrivando già verso la fine, che prima faceva molta molta fatica, però adesso sta andando molto bene. Anzi, prende addirittura velocità. No, no, ci siamo, ci siamo. Adesso la facciamo stoppare. Perfetto. Ok, ci siamo. Adesso rimonto questo, che non è semplicemente un carter, ma tiene proprio lo sportellino anche in squadro, perché assolutamente la cassetta deve stare bella pari, perché poi adesso andrò a smagnetizzare la testina per prima cosa, a rimontare il pannello, perché voglio collegare i due V-meter per vedere se ci siamo con quel problema che c'era, perché ho disossidato già tutto. Perciò mi è rimasto solo la testina da smagnetizzare, questo, la mascherina e poi, se tutto funziona bene, vado con i test. Ok, andiamo a smagnetizzare la testina, ovviamente sempre assolutamente a piastra spenta. E ovviamente il carrello non sale perché è una servo assistita, perciò lo faccio salire manualmente io. La spia si accende e sta smagnetizzando. Aspettiamo un attimo. Ok, prima o poi comprerò poi anche lo smagnetizzatore, quello da tenere in mano, perché visto che lo uso tanto spesso potrebbe essere comodo. Comunque per adesso faccio così di solito. Vediamo se ricollegato i V-meter, vediamo un po' se abbiamo risolto il problemino di prima. Facciamo play, perfetto, non dà più quel difetto. Probabilmente era la slitta right plate super ossidata, perciò direi che anche quella è risolta. Adesso voi non vedete l'illuminazione, ma sono illuminati i V-meter. Hanno due lampadine in verde che si possono vedere da qua sopra, che io le vedo accese, però con la luce della lampada del laboratorio sembrano non essere illuminati, ma sono illuminati. Bene, 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 bene. Allora, ridò una ricontrollatina un attimo gli avanzamenti, però direi che ci siamo. Non è un campione proprio di velocità, come avanzamenti. Sì, va abbastanza bene, non, nella norma, diciamo così. Nella norma. Trascina nella norma. Ah, devo controllare anche il tiraggio della frizione. Lo faccio subito. Lo sportellino non lo vedete scendere? Fa fatica perché manca il suo sportellino, che gli dà quel peso in più, quella grammatura in più, che dopo lui farebbe tutta la corsa. Vediamo un po' con la mia cassetta test. Chi non l'avesse vista, ho fatto un video dedicato a questa cassetta test per il tiraggio della frizione. Vediamo dove arriva. Arriva tranquillamente nella zona gialla. Vedete? Perfetto.
è stupenda. Ok, bene, ho fatto anche il lavoro estetico, ho montato già le manopole, i V-meter sono collegati, facciamo play, va tutto bene, perciò ora parto a controllare velocità, azimut e i livelli di registrazione e di ascolto. Allora, facciamo play, i V-meter sono abbastanza pari, non c'è male. Andiamo a vedere la nostra velocità ed è 985, 987 ed è un po' scarsa, perciò bisogna aumentarla. Ok, così mi fa un kilohertz. Ora facciamo, mi sono portato in mezzo alla cassetta dove ho il segnale a 6 kHz, andiamo a vedere come siamo messi. Praticamente è perfetta. Ecco, così siamo a posto. Bene raga, anche l'azimut è fatto, ora do un'occhiatina a come registra, ma secondo me non dovrebbe avere dei problemi questa piastra, perché una Yamaha non può avere problemi. Facciamo un pezzo di registrazione a 400 Hz, l'ho messa sul cromo, azzeriamo, questo è il segnale che stiamo mandando dentro a 431 Hz. Vediamo se lo registra pari. Se lo registra pari vuol dire che il bias lavora pari su tutti e due i canali. E vediamo anche con che livello ce lo registra. Ce lo registra pari, perfetto. Sia i V-meter che l'oscilloscopio mi confermano che è pari. Scusate, ma non ho la seconda telecamera e devo fare un po' avanti e indietro con la telecamera per farvi vedere. Ok, il bias funziona bene ed è tarato bene, a parte che si può correggere, perciò non ci sono problemi se uno vuole alzarlo, però lavora pari su tutti e due i canali. Faccio anche una registrazione a 1 kHz, così giusto per... Andiamo a 1 kHz, facciamo rec play... Magari alziamo un po' più il livello, andiamo a 0 dB, 1 kHz. Non so se la lampadina qua vi dà fastidio nell'inquadratura, vabbè. Questo è il segnale che stiamo mandando dentro a 1 kHz. Andiamo a vedere la nostra registrazione. Ok, a 1 kHz è venuta un po' più bassa, però sempre perfettamente pari, e anche l'oscilloscopio ci conferma che è pari. Potrei provare ad alzare un po' il bias qua, però sì, non è fondamentale questa cosa. Direi che per me può andare. Per me può andare. Anche perché guardavo questa piastra che ha il segnale, il riferimento del Dolby sul meno 5 dB. Perciò se noi adesso facciamo una registrazione al simbolo del Dolby qua. Perciò che corrisponde lì. Andiamo a vedere, qui abbiamo il segnale perfetto, tutti e due i canali perfettamente uguali. Andiamo indietro un attimo, play, e ce lo fa perfettamente uguale.
Sì, perché prima andando sullo 0 dB io andavo a saturare leggermente il nastro. Perfetto. Ci siamo. Livelli di ascolto vanno bene, livelli di registrazione vanno bene, il bias va bene, tutto a posto. La revisione praticamente è finita, però adesso io devo fare questa ristrutturazione. Devo andare con la stampante 3D a ricostruirmi i quattro ganci per andare a montare lo sportellino come era in origine. Perciò ora mi dedico a questa cosa e vediamo se riusciamo a fare una revisione completa. Ho ricreato i gancini che ne ho fatti in più perché non sono uguali. Questi qui fatti così vanno sopra e questi qui fatti così vanno sotto. Per prima cosa parto a montare questi qui sopra. Li fisso in modo provvisorio, poi se tutto va bene dopo faccio il definitivo. Ok, li ho messi in modo provvisorio. Dopo, se vanno bene, vado a fare la saldatura con la plastica fusa di fianco, che così vi vado a rinforzare. Intanto li lasciamo lì. Faccio la stessa cosa anche da questa parte. Ok, li lascio asciugare un attimo e poi vediamo se vanno bene. Lo sportellino è venuto molto bene, a parte che sono color panna, i gancetti sembrano originali. Andiamo a vedere se si incastra. Spettacolo! Bene! Allora, la revisione della Yamaha TC1000, questa bella piastra degli anni 70,
che è un servo assistito molto molto robusto, molto ben fatto, è finita qui. Spero che Mauro sia soddisfatto. Ho riparato anche lo sportellino, gli ho fatto i supporti con la stampante 3D, adesso è perfetto ed è uno spettacolo vederla andare. Se vi è piaciuta questa riparazione lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime riparazioni. Io vi do una salutata sempre qui da Ivan Sa Channel. Ciao a tutti!